Piccioni attacca la formazione ospite, palla rimpallata, insiste ancora in avanti la formazione di casa con questo cross in zona morta, comunque insegue, poi preoccupato dell'arrivo dell'attaccante locale, il difensore ospite preferisce rifugiarsi in fallo laterale. Si trattava di Meduri, viene mandato gamba all'aria l'attaccante locale. Pare si tratti di Serraino. E l'arbitro assegna un calcio piazzato sulla linea di battuta il granatiere Meduri, riceve disposizione dalla panchina, chiede la verifica della barriera, e l'arbitro va a ricontare, certamente non erano 9 metri e nemmeno questi, comunque fischio arbitrale, parte Meduri e il tiro non era cattivo tra virgolette, ma la mira abbastanza opinabile. Intanto il gioco è fermo, e l'arbitro registra la prima sostituzione del match. Tripodi ha abbandonato il terreno di gioco. Vai con Liscio di Said, buona. Ti chiamo dopo, sono in telefono. Buona Vince! No, ma non viene per parte. Ciuffetto! Sì, ciao. Coglione! 4 minuti e 50 nella ripresa. Carica una bordata da 25 metri. Pretendeva il calcio d'angolo che ovviamente non ci stava. Questo è il momento del pit stop, quindi entrano in scena le Firestone, Bridgestone, Dunlop, Pirelli, Kleber. Quindi D'Agostino, Panuccio, Giunco, Simone Romeo e Quattrocchi, e mentre a bordo campo dalla parte opposta Fisani saltella in attesa di chiamata. Attacca il calcio gallego, fa buona guardia la difesa Francesco Meduri, uno dei migliori fino a questo momento,
difensore esterno Pisani, dotato fisicamente ma anche tecnicamente, figlio d'arte. Il papà ha militato in diverse formazioni tra Condopuri e Melito, Brunella, grande Pasqui, Condopuri appunto esce in questo momento proprio lui e va a ricevere il giusto applauso a scena aperta da parte del pubblico locale. Peones e Campesinos, Ultras, Contras. Era un ottimo primo tempo e anche l'eccellente marcatura che consente fino a questo momento alla formazione di casa di condurre per una rete a zero appunto. La risposta del calcio gallico c'è stata e c'è ancora, come in questo momento. Si snoda il contropiede Fisani, attenzione Fisani, due con questa palla, anche una punizione. Allontana il pallone volontariamente, l'arbitro era pronto ad estrarre il cartellino giallo, poi ci ha ripensato. Sulla linea di battuta Denaro con questo spiovente sulla tre quarti, un colpo di testa da parte di un difensore. Insiste in avanti la formazione del calcio gallico alla ricerca del gol del pareggio, lo avrebbe meritato, questa è la nostra opinione. Per tutto quello che ha fatto nel primo tempo e parte del secondo, si accartoccia sul pallone Falduto, poi di collo piede spedisce il pallone oltre la linea centrale del campo. Mette volontariamente al lato. Interviene in maniera fin troppo vigorosa. Un uomo della panchina e l'arbitro non aveva commesso nulla di male, aveva solo invitato l'arbitro a essere maggiormente presente. Per la verità non ha sbagliato nulla l'arbitro fino a questo momento, c'è stato solo un disguido, diciamo così, non era il caso di allontanarlo, ma anche questa è la nostra opinione e non pretendiamo che venga spacciata per verità. Fino a questo momento il dialogo ha funzionato. Yeah,
da quel disimpegno un po' così così. Per poco. Arbitro, le mani! Non nasceva un pericolo. Tiro cross. Ancora in avanti la formazione di casa. Lascia sfilare a bordo campo il difensore esterno. Il gioco riprenderà con una rimessa da fondo campo a favore della formazione ospite. Spiove il cross, facile preda del centrocampo locale. Vai Fede! Ci sono due giocatori a terra, uno si rialza. In ogni caso Iamonte mette a lato per consentire all'arbitro di andare a sincerarsi delle condizioni del giocatore rimasto infortunato. Si tratta del centromediano Nicolò Borruto. Accenna a riprendersi il giocatore difensore locale. Intanto c'è stata un'altra sostituzione nelle file ospiti. Entra in campo anche Panuccio al posto di Meduri. Era già entrato Plutino. E Simone Romeo. Falduto. Compare, devo buttare il toletto. C'era stato un buon colpo di testa da parte di Said. Palla in area. Fuori gioco fischiato Said. C'è il primo cartellino giallo estratto per proteste a Zappalà. Primo fallo è pesante e c'è anche il cartellino pesante. Sventolato sotto il naso di Zappalà, centroattacco ospite. L'arbitro farà scodellare il pallone. Porta sta squadra su! Porta sta squadra su! Fiondata in avanti di Falduto. Said, anzi si trattava di Serraino. Sedicesimo del secondo tempo, sempre 1-0 per la calcistica. Sbaglia tutto
Squillaci colpisce d'interno, palla lontana dai pali della porta difesa da Larin. 16:30, sempre 1-0 per i padroni di casa. Calcio piazzato, assegnato e battuto. Calcio Galli in avanti. Buona! Buona Nico! Buona Fede! Buona Fede! Buona Fede! Mette in fallo laterale il difensore esterno ospite. Attenzione, c'è un'incursione da parte di un attaccante locale che viene sgambettato all'altezza della tre quarti, mentre la panchina ospite si appresta a mandare in campo quattro occhi. Nuova sostituzione nelle file del Calcio Gallico Catona. Sta per entrare in campo Quattrocchi. Al posto di Tripodi. Uno dei due, l'altro gioca nel Calcio Gallico Catona. Pardon, nella calcistica Spinella. Vai Nico! Calcio piazzato per i padroni di casa. Grappolo di uomini in area. Fischio arbitrale, parte il cross. Palla che spiove. Colpisce un... difensore esterno, e quindi nuovo calcio d'angolo sempre per la calcistica. Con il solito schema arrivano le torri. Spiove il pallone, esce il portiere, perde palla, porta sguarnita. E Saidi viene anticipato. Fa buona guardia la difesa locale, ma insiste in avanti il Calcio Gallico. Attenzione, palla rimpallata in fallo laterale all'altezza della bandierina. Buon momento per il Calcio Gallico, ventesimo della ripresa, sempre 1-0 per la calcistica. Gol segnato al 35esimo del primo tempo da Pasquale Scaramuzzino. Fisani semina il panico nelle retrovie ospiti e conquista una rimessa laterale all'altezza della tre quarti. Palla che spiove. È andato al tiro nello specchio della porta, ma debole. Facile preda di Larin, che prova a rilanciare i propri compagni. Si aiuta come può sotto gli occhi dell'arbitro, e cioè in maniera irregolare. L'attaccante
Intanto sta per entrare in campo Simone Romeo. Lascialo stare, lasciamo stare! Al posto di se non andiamo errati Attinà. Ventuno e 50, sempre 1-0, un colpo di testa da parte di Pisani. Palla che spiove verso Pisani, ha il problema di girarsi. Non si tratta si tratta proprio di calcio d'angolo. Dovrebbe essere il quinto della serie o il sesto a favore della formazione di casa. 22 minuti e 50 secondi. Sempre 1-0 per la formazione di casa. L'unica rete della partita è stata messa a segno da Pasquale Scaramuzzino con un gol da Cineteca, di cui vi abbiamo parlato abbondantemente, sia perché è una rete più preziosa. Attenzione, c'è un gesto. L'arbitro non intende riprendere il gioco, convoca il giocatore. Ma che fai, arbitro? Ma che stai facendo, arbitro? Ma che stai facendo? Autore del fallaccio o del gesto di reazione ha un cartellino in mano rosso. Zappala. E anche doppio cartellino rosso, perché anche Squillaci per reciproche scorrettezze. Zappala era già ammonito. Squadre ridotte in 10 dunque. Due cartellini rossi e uno giallo. La partita era stata fino a questo momento assolutamente regolare e lo è ancora per quanto ci riguarda. Solo che c'è stato questo screzio intorno al 25esimo minuto del secondo tempo. Protegge il difensore locale, svanisce l'opportunità di pareggiare per il calcio gallico. 25-50, 1-0, palla che spiove verso il cerchio del centrocampo. Controlla male in questo caso. Meduri chiede scusa.
poi però si fa perdonare con questo bel colpo di testa. Non poteva controllare, ha fatto quel che ha potuto. Intanto mister Pasquale Magheda si prepara a far entrare in campo Marrari con il numero 14. Buona vinto! Buona vinto! Vai, abbandona il terreno di gioco. Buona, buona lì. Beppe, dai Beppe. Il mezzo destro Surfaro, protagonista di un buon primo tempo. Ciao Beppe, ma non capisci. Si rifugia in fallo laterale all'altezza della tre quarti campo la formazione ospite. 27-50 nella ripresa, 1-0 per la calcistica. Sempre per i padroni di casa. Che non hanno corso grandi rischi nel secondo tempo, se si eccetto forse una o due occasioni capitate sui piedi degli avanti ospiti. Comunque il risultato è bugiardo per quanto ci riguarda, perché il calcio gallico, per quello che ha fatto vedere nel primo tempo, avrebbe meritato almeno il pareggio. Vai Sani! Vai, vai, vai! Levatino! Subisce carica il difensore esterno. L'arbitro concede un calcio piazzato già battuto, palla che spiove. Meduri colpisce male. Teniamo! E la palla finisce in fallo laterale all'altezza del cerchio del centrocampo. Della linea di centrocampo, pardon. Gamba tesa. Pisani cerca di andarsene, ingaggia un duello, lo supera, entra in area, palla sul destro, ritorna su Sebasti, finisce col perdere palla. Aveva fatto una bella azione, ma poi ha sprecato tutto. Palla che rimane lì, preda di Meduri. Fa buona guardia con il laterale a sostegno Aziz Abdes Abeur, la formazione di casa guadagna anche un calcio piazzato sulla tre quarti. 30 minuti e 50, abbiamo superato la mezz'ora nel corso del secondo tempo, la formazione di casa sta conducendo per una rete a zero, l'unico gol è stato segnato da Pasquale Scaramuzzino con una funambolica azione a rete.
palla che si impenna e finisce oltre la linea di fondo, nulla di fatto, cerca di recuperare velocemente la Rin. Palla che ha superato la linea sinistra. Rimessa laterale, sta per entrare in campo un nuovo giocatore nelle file della calcistica con il numero 15, Plutino. Il giocatore va a redarguire la panchina l'arbitro. Insiste il dirigente e viene allontanato. Rimane irremovibile sulle sue decisioni il signor Carmelo Battaglia Maggio, che non ha arbitrato male, anzi ha diretto bene. Questa è la nostra opinione, ovviamente potrebbe essere contestata, ma le partite siamo abituati a vederle con i nostri occhi e a giudicare con la nostra testa, poi possiamo anche sbagliare, per carità. ...33-40... c'è un sandwich ai danni del corpulento Pisani. Voleva il calcio piazzato, invece l'arbitro ha optato per l'assegnazione agli ospiti. Già battuto, insiste ancora in avanti il calcio gallico e conquista una rimessa laterale. Sta schiacciando ora l'acceleratore a tavoletta nel tentativo di pervenire al pareggio che a nostro avviso avrebbe meritato, lo abbiamo già detto e qui ci ripetiamo per quello che ha fatto vedere nel primo tempo, soprattutto nella ripresa. Non ha combinato granché. Rimessa laterale, la palla ha superato la linea di fondo. 35 minuti nella ripresa, anzi rimessa laterale, questa è l'opinione nostra, anzi la decisione dell'arbitro. Attenzione, ingrana il turbo, entra in area solo davanti al portiere, perde l'attimo fuggente, è in spaccata, estremo Lanzi, un difensore gallicese, è riuscito con la punta del piede a mettere in calcio d'angolo. 36esimo della ripresa, 1-0 per i padroni di casa. Spiove un cross, pizzica di testa ma manda in fallo laterale, pardon, oltre linea di fondo, quindi nulla di fatto.
Calcio Gallico, si lancia in avanti alla ricerca del gol del pareggio. Entra in tackle scivolato, ma anche in gioco pericoloso a parere dell'arbitro, che assegna un calcio piazzato alla formazione gallicese. Si lancia con tutti gli organici, ora difensori, centrocampisti e attaccanti, la formazione ospite alla ricerca del gol del pareggio. Il tiro c'è, ma è impreciso. E sfuma la possibilità del sospirato pareggio che abbiamo detto fino alla noia. Qui ci ripetiamo, il Calcio Gallico Catona avrebbe meritato, soprattutto per quanto ha saputo orchestrare nel primo tempo, dove ha costruito quelle 4, 5, forse 6 palle gol senza concretizzarne almeno una. Quindi deve recitare il mea culpa. E ci vuole veramente il metal detector, se non la profezia di Nostradamus, per trovare il golletto. O il navigatore satellitare. Svetta di testa il difensore, riesce ad allontanare, poi c'è una palla che spiove in direzione di Fisani, circondato una vera gabbia davanti a lui da 2-3 difensori, finisce col perdere palla, può partire il contropiede ospite. Ultimi palpitanti momenti di gara, siamo sul filo del quarantesimo. Non è stata una gara esaltante e schiumeggiante, come abbiamo detto, calcio champagne o con le bollicine, ma tuttavia è venuta fuori una gara abbastanza piacevole, a tratti veloce ed esaltante. Con tutta calma Falduto, 5 minuti, indica l'arbitro alla fine del match, quindi siamo nell'extra time. Intanto era finito alle spalle di tutti il nuovo entrato Giungo, e l'arbitro sanziona con una punizione a favore della formazione locale. Dobbiamo dire anche per dovere di cronaca che la calcistica Spinella non abbia rubato nulla, e anche questa è la nostra opinione, anzi per la verità ha controbilanciato in qualche modo, anche se nel numero in maniera inferiore rispetto alle occasioni da rete capitate ai gallicesi. C'è un accenno di reazione, e vedete che l'arbitro convoca il numero
11 ci sembra, o 13 addirittura. E viene ammonito, si tratta di Sergi, e finisce anche lui nella blacklist degli ammoniti. ...42 minuti, ne mancano 3 alla fine del tempo. Si difende con i denti e con le unghie la formazione locale, allontana Meduri, uno dei migliori in campo in questa partita. Ancora lui, ha spazzato tutto quello che c'era da spazzare, ha avuto in consegna i più pericolosi attaccanti della gallicese, del calcio gallico Catona, e li ha francabollati inesorabilmente. Attenzione, grossa occasione sprecata, è andato al tiro Fisani. È andato via il terzo dei 5 minuti, la rimessa è per i padroni di casa. Sergi, è andato al tiro Sbilenco sbagliando mira e bersaglio, ma va bene così perché oramai siamo quasi al limite ...44 minuti, quindi 4 minuti dei 5 assegnati sono volati via, rimane giusto un giro di lancette, prova a rendersi ancora pericolosa la formazione di casa, un tiro però vedete che Meduri spazza tutto quello che c'è da spazzare nella sua zona, non c'è pane, non c'è trippa per i gatti come si dice. Ultima possibilità per la gallicese, siamo ormai al 45esimo, quindi sono passati i 5 minuti concessi dall'arbitro, ma si continua a giocare. Palla che spiove dalle parti di Fisani, l'arbitro controlla il cronometro e proprio in questo momento decreta la fine delle ostilità. La calcistica Spinella ha battuto di misura il calcio gallico Catona per 1-0. Il gol è stato segnato da Pasquale Scaramuzzino al 35esimo minuto del primo tempo nel campionato allievi regionali girone D Calabria, terza giornata di ritorno. Calcistica batte calcio gallico Catona 1-0. Ha diretto il signor Carmelo Battaglia Maggio della sezione di Reggio Calabria, al nostro parere ha diretto bene. Vi ringraziamo per la cortese attenzione, la linea può tornare allo studio centrale e cioè al regista Bruno Taverna. A risentirci fra qualche minuto per le interviste a bordo campo.
Siamo a bordo campo con il dirigente, il signor Vincenzo Postorino, per commentare questa partita. Abbiamo detto già nel corso della telecronaca che il calcio gallico avrebbe meritato quantomeno il pareggio, soprattutto per il primo tempo. Nella ripresa ha avuto un po' di calo, comunque il microfono al signor Postorino. Sì, la ringrazio. Credo pure io che il pareggio forse era il risultato più giusto, visto l'andamento della partita. Però è chiaro, il merito ha fatto il gol e noi no, quindi onore al merito, perché noi abbiamo creato tante azioni da gol senza riuscire a concretizzarne alcuna. Quindi questo è un demerito. Però sono d'accordo con lei, il risultato forse era il risultato più giusto. Comunque una squadra che ha giocato con carattere e personalità nella Fossa dei Leoni. Sì, certo, la nostra squadra rispecchia un po' il carattere che dà il nostro allenatore. Oggi avevamo tantissime assenze, anche perché, come voi sapete, tanti ragazzi nostri del 2001, del 2000 sono nell'ambito dell'eccellenza, per cui tanti ragazzi oggi non c'erano perché c'è la priorità della prima squadra. Ha giocato meglio nel primo tempo? Sì, abbiamo giocato sicuramente meglio nel primo tempo, come ha detto lei, meritavamo sicuramente di fare qualche gol. Almeno una delle 5 o 6 palle gol nitide. E infatti almeno una su 5 dovevamo farla, ma questo è un demerito nostro se non riusciamo a concretizzare sicuramente. Un altro dirigente del calcio gallico, il signor D'Ascola, per commentare questa partita che il calcio gallico ha buttato le ortiche dopo uno splendido e esaltante primo tempo. Sì, diciamo che perdere così, diciamo, con mezzo tiro in porta e noi 5-6 occasioni gol nel primo tempo, onestamente brucia. Una volta che la partita si è messa su questo binario, si sa che magari poi non ci si riesce magari a sbloccare il bandolo della matassa. È più facile difendersi che offendere. Sì, diciamo che sì. Diciamo questa squadra sì, perché diciamo il merito è una bella squadra, però fisicamente ha un paio di elementi che si difendono abbastanza bene, però noi abbiamo avuto delle palle proprio gol limpide, nitide, non si può buttare al vento l'occasione a tu per tu col portiere, insomma, e non fare gol così. Poi la partita è stata una bella partita dura, una bella partita tosta, però rigorosa, maschia ma regolare. Sì, anche se ci sono state due spunte, però diciamo i ragazzi fra di loro qualche parola, però l'arbitro poi è stato un pochettino eccessivo a buttare fuori sia prima me e poi il nostro allenatore, perché non si può voglio dire vedere un ragazzo a terra, sbattere con la testa, alzarmi dalla panchina, io sono padre di 3 figli, e dire all'arbitro sì, magari un po' irruente, dire all'arbitro pensa a fermare il gioco, c'è un ragazzo sbattuto con la testa, lui fuori oggi, ora mi ha detto che lui insisteva che io ho detto che è un cretino, assolutissimamente ti ho detto a te vedi che c'è un ragazzo a terra, ecco, queste cose non vanno bene. 6 occasioni nel primo tempo, ma nella ripresa il calcio gallico ha costruito ancora 2-3 palle gol. Sì, io parlo di questo, siamo stati sempre all'attacco, nel secondo tempo anche abbiamo avuto altre occasioni da gol, però d'altronde se non fai gol le partite non si vincono. Fermo restando i meriti della squadra di casa. Sì, questo sì, l'ho detto prima, una squadra tosta, una squadra voglio dire io che... però se lei mi acconsenta di dire tecnicamente, sul discorso tecnico forse avevamo qualcosa in più noi. Infatti sì. Fino all'ultimo avete tentato di agguantare il pareggio. Sì, questo sì. E la cosa che mi duole anche è il fatto di avere una squadra così, e quasi tutte le partite che noi abbiamo perso le abbiamo perso in questo modo, voglio dire. Penso che la classifica non rispecchia tutto quello che noi abbiamo fatto. Ci vuole più cinismo sotto porta. Sì, questo sì. Infatti noi come attaccante stiamo facendo giocare un ragazzo 2003 che è Zappalà, che sta facendo abbastanza bene, voglio dire. Ma ci sono anche delle belle individualità in questa squadra. Sì, ci sono dei ragazzi, ripeto, Zappalà 2003, ci sono altri ragazzi 2002, vedi Morena, vedi Romeo, parlo di ragazzi 2002, non parlo di ragazzi 2001, vedi Tortorella, insomma tutti i ragazzi 2002 che stanno giocando anche nell'Under, insomma. Quindi prossimo turno? Prossimo turno, vediamo un pochettino, perché non ricordo con tutte queste partite che abbiamo, perché abbiamo anche giovanissimi Under, non mi ricordo dove andiamo a giocare, però diciamo che il nostro calcio è sempre uguale, questo qua. Aggressività, tecnica, tutte queste cose qua. D'altronde è una squadra che partecipa al campionato di eccellenza regionale.
Sì, noi diciamo questo, dobbiamo fare un discorso ampio allora. Un distinguo. Se andiamo su questo discorso, dobbiamo fare un discorso ampio. Noi quest'anno, grazie anche a Peppe Misiti e alla società che ci sta, diciamo che ci ha seguito un pochettino anche a noi sulle nostre linee, cioè sta facendo giocare, ha seguito la linea verde, cioè se le vede Misiti sta facendo giocare dei ragazzi 2000, addirittura qualche 2001, se le vede domenica, abbiamo avuto 5 2000 e un 2001 che in campo a un certo punto, quindi penso che noi nel settore giovanile qualcosina stiamo facendo di buono, se no non andrebbero a giocare sei elementi insomma in eccellenza, tra questi 3-4 fissi dove c'è Scarcella, Violante, Crucitti, Neri che è arrivato ora, parliamo di ragazzi tutti 2000, Marco Bilardi è un 2001, Larin il portiere, insomma, quindi qualcosa di buono stiamo facendo nel settore giovanile. Espressione di una cittadina, perché Gallico non è certamente un quartierino, come si dice, piccolo della città di Reggio Calabria, anzi. No, io le voglio ricordare che non è solamente Gallico, ma è Gallico, Gallico e Catona, sono due quartieri. In realtà sono due quartieri che ci siamo uniti e devo dire la verità, da quant'è che ci siamo uniti, siamo in campionato di eccellenza e tutti i campionati che partono dai Pulcini a finire all'Under, con anche dietro la scuola calcio, una scuola calcio d'elite dove noi portiamo da 3 anni, ci siamo fregiati anche di questo, di questa onorificenza di scuola calcio d'elite grazie diciamo a tante, come devo dire, per essere una scuola calcio d'elite si devono avere dei requisiti insomma ben precisi, cioè tecnici qualificati, siamo in convenzione con le scuole, che abbiamo insomma una serie di personaggi che sono il fisiatra, il psicologo, diciamo preparatore atletico, insomma abbiamo una serie di figure dove vanno ci stanno dietro insomma questa scuola calcio dove fanno crescere. Quindi le famiglie sono contente? Eh sì, se non erano soddisfatte o rimborsate. Perché se non erano contenti non avevamo, tra scuola calcio e settore giovanile si parla di 250 e 260 ragazzi, voglio, quindi qualcosa di buono stiamo. C'è anche una bella struttura, il Nino Lopresti. Sì, sì, anche questo ci consente pure di fare calcio anche alla grande perché c'è una bella struttura, devo dire la verità. Però ripeto, c'è la prima. Erba sintetica, sì, c'è una. Come questo. Sì, come questo. Anche questa è una bella struttura. Mi dispiace vedere c'è una tribuna come questa, non sappiamo il motivo perché c'è qualcosa che non va e non è aperta, però è una bellissima struttura, voglio dire io. E vedere queste strutture così veramente fa male. Non metterle in sicurezza, magari non lo so, se c'è qualcosa lo dovrebbero fare, insomma, chi di competenza, perché non può, già strutture ce ne sono poche, quelle poche che ci sono, insomma, cerchiamo di farle funzionare, se no così non si arriva mai a nessun posto, voglio dire. Quindi, a far crescere i nostri ragazzi non possono crescere senza struttura. Va. Quindi diciamo una zona dove i ragazzi possono sviluppare il dialogo, il confronto delle idee, quindi un ambiente sano, immerso nel verde, nell'ossigeno e nella natura. Sì, questo sì, diciamo che ripeto, noi a Gallico, se andiamo a vedere tutti i dirigenti che del settore giovanile, siamo tutti genitori dove abbiamo i figli o chi giocano con noi oppure che hanno giocato, quindi siamo degli amici insomma che abbiamo i figli che giocano anche qua con noi, quindi crescono in un ambiente sano, crescono in un ambiente pulito, dove fanno sport e anche fa bene insomma a livello fisico, a livello del sociale insomma. Con un po' di fortuna si potrebbe arrivare anche più in alto. Sì, questo sì, abbiamo qualche ragazzo che sta giocando in qualche squadra professionista, noi abbiamo, non dimentichiamo che abbiamo Paolino Ficara che sta giocando alla SPAL, questo è il secondo anno che è alla SPAL, è da 2 anni che l'abbiamo data alla SPAL, non dimentichiamo che abbiamo. Quindi siamo nella massima serie. Sì, qualche ragazzo l'abbiamo data alla massima serie, abbiamo dei ragazzi, ripeto, 2000-2001 che so tramite il direttore Natale Gatto che c'è qualche richiesta di società importanti insomma pure, quindi ripeto, noi qualcosa di buono stiamo facendo oltre insomma a vivere in un ambiente sano, tranquillo e sereno, voglio dire, quindi.
Il signor Macheda si distribuisce, il mitico signor Pasquale Macheda si distribuisce tra pulcini, esordienti, giovanissimi, allievi e juniores, insomma alla cuccuma in corpo. No, quest'anno abbiamo ridotto, diciamo, gli incarichi, perché sono qua a Campo Grande dove ci sono gli allievi, la juniores e in parte i giovanissimi. Poi c'è anche il calcio a 5. Sì, poi c'è il calcio a 5. Tra un po' inizia anche il calcio a 5 per i pulcini, credo che la settimana entrante. Parliamo brevemente della partita. È stata una bella partita, sinceramente, una partita tirata, ben giocata. Noi abbiamo avuto tre occasioni, diciamo. Abbiamo detto che non abbia rubato nulla la calcistica Spinella. No, penso che, voglio dire, loro non hanno mai tirato in porta. Noi con Pasqualino Scaramozzino, che diventa difficile in velocità prenderlo. Una giocata funambolica. È stata una giocata brasiliana, come li sa fare solo lui. Quelle che ha addormentato il portiere, quindi non. Poi non abbiamo subito, giustamente, voglio dire, la reazione. Eh sì, la reazione, perché poi si tratta sempre di una società che la categoria è l'eccellenza, quindi i ragazzi si allenano con il giocatore che gioca in eccellenza, l'area è quella, la struttura è sempre di eccellenza, quindi non è che hanno demeritato. Però noi hanno fatto la differenza, voglio dire, gli attaccanti. Il gioco degli attaccanti è il centrocampo ha retto bene. Un risultato di prestigio, battere una squadra nel campionato di eccellenza con 4-5 titolari. Sì, con questo adesso iniziamo la scalata, perché vogliamo arrivare quinti per poi fare i playoff, anche fuori casa, ma vogliamo fare i playoff perché vogliamo incontrare di nuovo il Bernardino Cordova. E quindi ci teniamo a farlo e cerchiamo di arrivare qui. Prossimo incontro? Il prossimo incontro, ora riposiamo, ora riposa il campionato e poi credo che andiamo a giocare contro il Nicotera. Fuori casa? Sì, fuori casa, il Nicotera è di sabato, credo fra 15 giorni. Pasquale Scaramuzzino è l'eroe del giorno. Con quella giocata, diciamo, brasiliana, un colpo, una finta che ha spiazzato, diciamo così, due avversari e poi con l'interno destro ha insaccato imparabilmente. Lui è molto emozionato, preferisce meglio giocare che parlare, però qualche battuta ce la deve pur dire. Allora, sono molto contento della vittoria, mio compagno mi ha servito un ottimo pallone. Ecco, anche un po' di fortuna l'ho messa dentro.